Ciao amici e bentornati su AVK Studio. Se chiedete a un abitante di Houston cosa ama della propria città, vi direbbe sicuramente il cibo, lo straordinario mix di culture, il baseball e il rodeo. Oggi vi parlo proprio di questo, anzi, e ci porto. Ogni anno i migliori cowboy e allevatori di bestiame al mondo si riuniscono qui a Houston per il rodeo più importante e famoso del mondo. Cowboy e cowgirls si sfidano nelle discipline più disparate, come prendere al lazzo un animale in corsa, cavalcare un cavallo imbizzarrito o cavalcare un toro imbizzarrito. E tutta la cultura western ha una sorta di main event. Per un mese intero Houston vede milioni di visitatori e il giro di affari è assolutamente impressionante. Ci tengo a precisare che per quanto lo spettacolo appaia un po' crudo, non viene arrecato del male alcun animale. Allacciate gli speroni, mettetevi un cappello e state su AVK Studio per questo viaggio nel Far West. Allora, quando uno va al rodeo di... Vabbè, tu dici la macchina che si chiama Tremor, che quando si muove trema tutto. Quando uno va al rodeo di Houston, di solito parcheggia in provincia di Houston perché c'è talmente tanta gente che c'è bisogno di un treno per portartici. E adesso, con questa visione di tre sanfornie locali, io vado a prendere il trenino. Mi sono perso un attimo, poi ho ritrovato le sanfornie, vanno tutte in giù di là, e quindi ho capito che il treno era di là. Adesso quel schiuglafanda, dai, doma. Adesso faccio vedere un po' di gente locale, perché sennò qui con molta nonchalance vi chiudo lei. Molta nonchalance, Attenzione, arriva il treno. Allora, mentre vedete in lontananza arrivare di Energy Stadium, questo è un parcheggio, oltre ad essere un muretto monotono che si vede, sembra un video rap anni 90, è un parcheggio chiamato Astro World. Adesso è anche, vedete che mi vedo in sovraimpressione, Astro World, un vecchio parco giochi di Houston diventato poi famoso per un infame concerto di Travis Scott. Però là in fondo vedete il grandissimo stadio dei Texans, Energy Stadium, insieme anche a The Astrodome, il primo stadio a cupola della storia. Oggi probabilmente siamo gli unici due, io e te Leo, senza stivali e che cappello. In questa inquadratura con la stella di Houston là in fondo, sembra che stiamo entrando in un razzo. Invece questo è il ponte che ci porta all'ingresso del rodeo. Sappiate che il rodeo non è solo un evento per la cultura country e un evento per i cowboy, ma è anche un momento in cui tutto il leather working, tutto il cooking e tutto quello che è la cultura western trova il suo apice proprio qui a Houston. Ed è il rodeo più importante dell'anno, più importante al mondo, ed è qua nella mia città, quindi perché non documentarlo per voi? E con un modo molto tipico di salutarsi, ovvero Audi, cioè non la macchina, proprio Audi, eccoci qua allo Houston Rodeo. Oggi sarà un mix di cucina, sarà un mix di colori, di suoni e di esperienza assolutamente texana. Non so se avete mai visto cucinare così, o un taco o una roba così grossa. Oggi non possiamo cercare o pretendere cibo sano, bisogna mangiare solo sta roba. Per un giorno si può sopravvivere, le porzioni sono quelle del Texas. E anche i personaggi, vedete che lui per esempio è alto 8 metri e rappresenta da ormai una settantina se non di più per la cultura western. Quindi sarà una giornata strana, una giornata che spero vi possa raccontare con l'entusiasmo con cui la stiamo vivendo, e buon divertimento con noi. Per esempio lui, che cucina qua lui, loro ti mettono qua davanti quello che hanno e ti fanno vedere per esempio il waffle con il pollo fritto sopra, oppure tutte queste cose qua. Qui c'è un altro demo di quello che ti fanno. Questo è un hot dog, Leo. Vuoi questo qui? Non si può toccare questo però, eh. Questi sono demo. Quesadilla. Il sacchetto delle patatine. Il sacchetto delle patatine.
tagliato a metà, e questo è un sacchetto di plastica, tagliato a metà con dentro di tutto, c'è proprio scritto di tutto nella ricetta. Guardate questa roba, il frittolone. Io continuo con la situazione dei demo. Adult chicken nuggets. Guardate sta roba. Fried mac and cheese. Onion rings, sembrano il volante della mia macchina. Ho preso una turkey leg, cioè la classica gamba del tacchino. E la mia mano è grossa, ma questa qui è veramente enorme. Intanto mia moglie sta prendendo un'altra roba fritta. Oggi va così, eh? Oggi non c'è salute che tenga la mia turkey leg. Ma io potevo forse non farvi vedere la fiera della schifezza più brutale? Perché qui uno dice, vabbè, sono delle robe da giostre, no? Ma bisogna guardarle da vicino per capire. Queste qui sono le classiche frittolate, tipo le ribs, tipo le patatine, però poi arriviamo ai pro. I pro sono questi, tipo Jack's Fries. E uno dice, vabbè, sono robe fritte, sono buone, non c'è dubbio. Finché poi si arriva a questo. Fried Oreos, cioè prendi gli Oreo e poi li friggi. E se non vi basta, c'è lo stand con la pizza ripiena, la pizza on a stick e la mini pizza. Non so perché si può definire mini pizza, ma voglio farvi vedere la pizza on a stick un po' meglio. Vorrei che non vi perdeste niente. Intanto che Leo fa un autolavaggio, diciamo, improvvisato, io volevo fare il primo unboxing ufficiale della mia turkey leg. Adesso la apro. Questa è la gamba del tacchino, la famosa turkey leg, quella che si vede nei cartoni animati. Adesso me la ammazzo alla faccia di chi mangia meglio di me. Ecco, dopo aver mangiato la turkey leg, da buon non vegano, andiamo a vedere una delle cose più importanti, ovvero il livestock. Quindi, non solo un evento importantissimo per i cowboy, ma in quanto allevatori, questo è un evento importantissimo per il bestiame. Quindi questa è una mostra di bestiame. Sarà uno dud merda chi drenta che atlas andà. Se uno si perde e non sa dove entrare e sta cercando dove ci sono gli animali, segue l'odore, che purtroppo YouTube ancora non permette di condividere gli odori, ma un giorno lo farà. Ora, chi viene al rodeo? Chi gli serve una sella? Sicuramente viene al rodeo. Chi va in giro per animali? Sicuramente viene al rodeo. Chi ha allevato bestiame lo viene a mettere all'asta, e chi partecipa come cowboy, oppure loro che bevono in generale tutto il giorno. Questo si chiama petting zoo, dove si va, si fa una coda infinita, che lo so già che dovrò fare, e si va a fare quelli che accarezzano le bestie in una specie di recinto piena di gente e di merda. Buonasera signorine, buonasera. Si è molto pelose questa sera, molto pelose, molto molto pelose. Stella, guarda che questa qui sembra Mirko dei Beehive. Un sacco di bestie. Qualcuna ha quattro zampe, qualcuna ne ha due. Oh, salve! Lei cosa mi dice? Molto bene. Non dà la mano, Leo, non dà la mano. Tecnicamente lui si chiama il Gugnien. Guardalo un po', un Gugnien. Ti piace, Leo? Ne vuoi uno? Come sì? Lei non ha messo niente sotto? Venuta così, vabbè. Cioè, qui c'è Bambi con sua madre,
zombie e Bambi. Troppe bestie, Leo, andiamo via, ci sono troppe bestie qua dentro. Questa è un'incubatrice dove si possono vedere le uova schiudersi. Vedete, lui ce l'ha fatta. Sembrano morti, ma non lo sono, sono appena nati. Vedete, questa crew qui è già un po' più avanti degli altri, ce l'ha fatta. Si stanno abbeverando, è arrivato anche uno velocissimo, è arrivato un altro, guardate che roba. C'è anche quello nero. Lui è un po' un diverso, però spacca, guarda che roba come spacca lui. Lui spacca più di tutti e tutti a casa. È arrivato anche il suo compà, tutti a casa per lui. Questo non è il vestito per andare in sicurezza da Walmart, ma è il vestito da apicultore, che mi ha sempre fatto abbastanza impressione. Quanto è bella la struttura geometrica del honeycomb. Guardate cosa vuol dire sbattersi. Questo vuol dire sbattersi. Qua in mezzo da qualche parte c'è la regina, eh? Eccola qua, ragazzi. Lei è The Queen, la vedete che ha un segno diverso? Yellow dot. Che bella. That's Her Majesty. Questo invece è un Gugnien di un altro calibro, eh. Questo è un super Gugnien. Questa è proprio la zona dei gognini, quelli pro. Zio, vuoi salutare il pubblico di ABK Studio? Oppure non te ne può fregare di meno, immagino. Qui in Gognino Street c'è della sete infinita. Signori, lui è il simbolo del Texas, il Longhorn, cioè il corno lungo, e direi che non servono spiegazioni sul perché si chiama Longhorn. Tra l'altro lui è fortunato perché non si mangia, la sua carne o non è commestibile o non si mangia, o è meglio non mangiarla, non lo so, comunque non si mangia. Infatti guardate come se la gode del fatto che non si mangia. Questa è proprio la zona di fiera del bestiame. Vedete che sembra un accampamento, ma questa è gente che purtroppo fa degli orari che non sono umani, no? E vivono in simbiosi con questi elementi qui. Dormitorio, tutti stanchissimi, gognini stanchi. Gognini stanchissimi. Perché solo su ABK Studio potete vedere giocattoli, videogiochi e mercato del bestiame. Sono orgoglioso di essere uno dei pochi youtuber al mondo che vi porta argomenti così disparati. E difatti ho pochi iscritti, pochi ma buonissimi. Dopo un giro tra le bestie, non poteva mancare un po' di mercato. Qui c'è la fiera della comodità. Tutti comodi in queste poltrone autoavvolgenti, lei è comodissima. Loro stanno per droppare un 3K in questo materasso. Qui ci sono un po' di giocattoli tarocchi dove non andrò a vedere perché non ci interessano. Sono delle taroccherie. Naturalmente non esiste niente di western se non ci sono delle cinture, del leather working, della roba di pelle. Per esempio tutta sta roba fatta di corna di bestia. Loro sono del Far West, originali dell'epoca. Tutto, ma proprio tutto, ma proprio tutto per il cappello, compreso questo, che credo sia un robo da viaggio. Qui trova anche Elton John, eh? Se a qualcuno venisse in mente di comprare un cappello così, volete sapere questo cappello quanto costa? Lascerei che il prezzo commentasse da solo.
un buon cappello, un cappello ancora migliore come questo, che si vede che è migliore, con un 895 viene a casa. Allora, questo è il negozio di un mio amico. Guardate che meraviglia, questi sono gli stivali del mio amico Jim, questa azienda è sua. Meraviglioso. A questo punto della giornata, prima di entrare allo stadio, mi sento di voler sorseggiare un Katz Coffee. Dopo aver sorseggiato il mio Katz Coffee, chiaramente Liquid Love, siamo pronti per entrare finalmente allo spettacolo, ovvero il nome per esteso è Houston Livestock and Rodeo, e quindi andiamo a vedere un po' di cowboy action. Normalmente nell'Energy Stadium giocano i Texans, ovvero la squadra di football americano di Houston, mentre questa sera e per tutto questo mese il rodeo avviene proprio sul campo dei Texans. Loro sono incattiviti, non ditegli niente, perché loro sono veramente tanto incattiviti, tanto tanto incattiviti, e hanno i cavalli, perché se scappa uno c'è il cavallo che ha prodotto. Questo è un prodotto texano, sia loro che il cavallo che il prodotto. Questa è un'altra visione dell'Astrodome, la prima struttura sportiva a cupola della storia, vecchio stadio degli Houston Astros del baseball. Se avete ancora fame, c'è una montagna di popcorn qui, e ora entriamo a vedere il rodeo in sé. Allora, questa è gente che nella vita raduna mandrie in maniera professionisti, sono tutti miliardari, però il gioco è quello di correre dietro a una mucca, prenderla con il lazzo, legarla e poi permettere, non so, al veterinario di fare qualcosa. Questo è scappato! Ragazzi, che giornata, siamo arrivati a fine serata completamente stanchi e stravolti. Abbiamo saltato il consueto concerto che chiude ogni serata al rodeo, e nello specifico suonava
un tizio dal nome Machine Gun Kelly che non avrebbe dovuto suonare, a mio avviso. Abbiamo recuperato un Pikachu dietro, davanti a Leo. Non dimenticate di iscrivervi a WK Studio per altri viaggi in America. Continuiamo a crescere, ma senza mai diventare grandi. Until the next one.